a Canicattì per una bella storia, invece quella di un imprenditore che ha riaperto la panetteria grazie al mutuo a tasso zero anti-racket. Denunciare conviene perché lo Stato, io sono la prova che lo Stato c'è. Dopo anni di paura, Diego Daniele ha potuto riaprire il suo panificio a Canicattì, in provincia di Agrigento. Un banco pieno di pizze, pagnotte e l'aria di nuovo profumata di pane dopo 3 anni di chiusura. Stiamo cercando il primo giorno di apertura di rimettere in moto la nostra azienda in un'economia legale grazie ai fondi dello Stato, grazie alla vicinanza dello Stato. Finito in mano agli estorsori, Daniele 3 anni fa era stato costretto a chiudere. Non sapeva più come fare ad uscire da quell'incubo fatto di minacce, violenze ed intimidazioni, fino a quando ha trovato il coraggio di denunciare i suoi estorsori. Ha chiesto aiuto e grazie alla Prefettura di Agrigento e al Comitato di Vigilanza del Ministero dell'Interno è stato messo sotto protezione, sostenuto e guidato fino a questa ripartenza. Grazie al Fondo di Solidarietà per gli oppressi da racket ed usura gli è stato concesso un mutuo a tasso zero ed ha riaperto il suo panificio. E denunciare conviene perché prima di tutto io dico che è un dovere civico, un dovere morale, ma ancora di più perché nel momento in cui denuncio mi affranco dalla criminalità organizzata e quindi da un circuito illegale. Oltre a Daniele, altri 16 imprenditori sono riusciti a liberarsi dagli usurai, riconquistando la propria dignità. Oggi una delle prime vittime accompagnate su questo territorio, che sono all'incirca 16, ha realizzato una bella attività commerciale ex novo, e questo grazie a quelli che sono gli aiuti dello Stato, del Ministero degli Interni.